Il Planococcus ficus è un insetto, o meglio ancora la cocciniglia farinosa della vite, che sta determinando in questi ultimi anni dei problemi abbastanza seri sui vigneti di uva da tavolo. La fase iniziale, quella della migrazione, è importantissima perché si ha la possibilità di poter monitorare con attenzione tutte le lineari delle femmine mature che stanno portandosi sulla vegetazione. A questa fase poi segue una fase successiva che è quella del inserimento o presenza di tutta una serie di altri stati biologici, compreso anche gli adulti, che va fino al mese di settembre-ottobre. Il monitoraggio quindi deve essere fatto dall'inizio di aprile, aprile-maggio, e finire fino al mese di settembre-ottobre. La cocciniglia ha una prerogativa, cioè quella che non si sviluppa essenzialmente in tutto il vigneto immediatamente. Quindi è importante individuare i primissimi focolai del vigneto e in quell'area eventuale intervenire eventualmente con tempi molto più ristretti per cercare di abbattere fortemente questa popolazione presente in queste focolai e quindi riuscire ad avere poi nell'anno successivo una minore diffusione. E per cui, ripeto, il monitoraggio diventa importante per capire come si sta muovendo e con la diffusione di questo insetto. Siamo in un vigneto di uva da tavola con copertura, trattato in biologico. È chiaro che la confusione sessuale per disorientamento, la confusione delle tignolette viene effettuato, però questo ha portato a delle nuove problematiche emergenti. Siamo con il nostro tecnico Agrimag Pasquale Salerno per capire come affrontare questa nuova emergenza, la presenza di cocciniglia, Planococcus ficus. Ecco, come state affrontando questa nuova problematica? Allora, in un contesto di conduzione biologica o biodinamica, come sempre più spesso avviene, il controllo di questo parassita non può essere assolutamente effettuato con prodotti chimici, in quanto non sono consentiti in questi sistemi di produzione. Pertanto il sistema più idoneo e a basso impatto e senza impiego di pesticidi è quello della confusione. La confusione sessuale dei maschi che non si accoppiano con le femmine e quindi si interrompe il ciclo generazionale. L'unica soluzione che è a basso impatto e che ha dimostrato di funzionare abbastanza bene. Ecco, tecnicamente come avviene il posizionamento dei feromoni? Questo sistema è composto da dei dispenser che si appongono sui tralci nella misura di circa 600 pezzi per ettaro, nel caso specifico dei Checkmate VBM, e riescono a confondere i maschi dall'incontro con le femmine. E il discorso è che non è tanto semplice come può sembrare. Questo aspetto e questo sistema deve essere applicato in maniera precisa e tecnica. Va monitorato intanto il volo dei maschi, quindi con la posizione di trappole monitoraggio specifiche per il Planococcus ficus. Dopodiché, quando c'è il volo, si impiantano questi dispenser si ha la massima espressione e efficacia durante proprio questo periodo. Il periodo orientativo va da fine maggio ai primi di giugno. In questo periodo siamo proprio nei termini minimi per intervenire. È importante capire il sistema al fine di controllare anche la seconda generazione che verrà dopo agosto-settembre. Quindi è importante farsi seguire per questo tipo di sistema da dei tecnici preparati. La durata della diffusione dei ferormoni? Questo sistema è ancora di nuova introduzione, quindi non è stato ancora messo a punto perfettamente. L'azienda garantisce circa 3 mesi, può anche durare 4 mesi, dipende dalle condizioni climatiche. Fondamentalmente questi 3 mesi cerchiamo di farli bastare per le 2 generazioni. Questo significa che bisogna metterlo
nel momento opportuno per far sì che dura anche, riesce a coprire anche la seconda generazione. Bene, torneremo ad aggiornarvi sul funzionamento di questi sistemi. Per oggi AgriMag News termina qui, arrivederci al prossimo appuntamento.